far conoscere l'Europa e facilitare l'accesso alle informazioni sull'Unione Europea è l'obiettivo del protocollo che 12 comuni hanno firmato il 9 maggio in occasione della Festa dell'Europa con la città metropolitana. La Festa dell'Europa è stata anche l'occasione per presentare ufficialmente il nuovo spazio dedicato allo sportello Europe Direct Torino nella sede della città metropolitana di Corso Inghilterra. Per tutto il giorno sono state distribuite pubblicazioni gratuite ed è stato svolto un servizio di informazione e consulenza per vivere, studiare, formarsi e lavorare in Europa. In questo momento noi abbiamo a disposizione da parte dell'Europa una serie di finanziamenti che possono e devono essere raccolti dai territori. La funzione pubblica proprio con questo scopo deve portare questi finanziamenti dove sono necessari, quindi sui nostri territori che sono stati fortemente danneggiati da questa crisi. I sindaci dei 12 comuni hanno sottoscritto con la città metropolitana un protocollo di intesa che rafforza il loro impegno per avvicinare i cittadini all'Europa e permettere ai territori metropolitani di cogliere tutte le opportunità che l'Unione Europea offre anche per lo sviluppo economico e sociale. Oggi è il 9 maggio, la giornata dell'Europa, e in questa giornata noi inauguriamo questo spazio veramente importante, uno spazio che la città metropolitana mette a disposizione dello sportello Europa. Orgogliosamente possiamo dire che questo sportello è attivo ormai da 20 anni, dal 1998, prima era ospitato all'interno di quella che era la provincia, adesso città metropolitana. È uno sportello che ha una funzione veramente importante perché ha la funzione non solo di far sapere quelle che sono le politiche europee, ma di far sapere e sentire cittadini europei, i cittadini dei nostri territori, e sapere quali sono i benefici che possono trarre dalle nostre politiche. Noi vogliamo sempre di più, attraverso i sindaci che sono venuti oggi a firmare per un protocollo d'intesa, diffondere quelle che sono le informazioni, quindi dell'Unione Europea, e capillarmente, perché l'Unione Europea è troppe volte sentita come un ente lontano. Noi dobbiamo informare i cittadini, dobbiamo renderli consapevoli, ma soprattutto attivi, cittadini attivi verso le politiche dell'Unione.